Allora, anche il fiume Calore ha una sua riva gauche e una riva droite. La Pio si trova sull'altra sponda ed è dirimpettaia di Taurasi. È un paese gioiello, un paese tra l'altro con un palazzo Filangieri che avete riportato finalmente all'antico splendore. Antonio, presidente Angelo, presidente della Prologo di La Pio. Sì. Allora, che cosa ci presenta la tua comunità? Allora, buongiorno a tutti. La Pio oggi arriva a Taurasi con grande piacere, logicamente. Presentiamo i fagioli arreganati, si chiamano come il nome tipico nostro, ed era il classico fagiolo fatto nel pignatiello dove si mettevano a cuocere i fagioli la sera prima e la mattina disaggiavamo i fagioli per vedere com'era e facevamo la colazione con il pane che non è tostato, logicamente il pane normale fatto eventualmente pure 3-4 giorni prima. Infatti questo pane qua è fatto in casa, qua teniamo tutti i prodotti a chilometro zero, dai fagioli, l'olio che sono due aziende di La Pio, agli, origano, è tutto a chilometro zero. Oggi lo serviamo in un bicchiere con la pubblicità logicamente del nostro paese e buon appetito a tutti, buona colazione a tutti. Ragazzi, e voi che avete dato una mano o date una mano alla Prologo durante l'anno a fare tante cose, alla Pio fate tantissime cose durante l'anno, tu sei giovanissimo. No, è giovanissimo, grazie per il complimento, perché loro sono molto giovani, 18 loro sono anni, braccio armato della Prologo. Ognuno, già... ognuno è meridionale di qualcuno, quindi rispetto a lui sono molto giovane, rispetto a loro molto vecchio però. Bene, La Pio è uno di quei paesi, lo voglio sottolineare, insieme è l'unico paese insieme a Montefalcione che ha due DOCG all'interno del proprio territorio, il Fiano e il Taurasi. Benissimo, complimenti a tutti, io sono legatissimo alla Pio.